Io credo che bisogna rimproverare un po' la squadra, perché l'unica cosa che non ha funzionato, e c'è sempre stata, diciamo, questa salina, diciamo, nella storia del Livorno, ma soprattutto in quest'anno, è il discorso concretizzazione e o finalizzazione. Perché? Perché è stata l'unica cosa che non è andata, secondo me. Perché il gioco c'era, lo creavi. Il pallino del gioco, appunto, ce l'avevi te. I movimenti e la squadra ha retto bene. Hai preso gol su una disattenzione barra mezza papera del portiere, perché se no forse gol non lo prendevi. E l'unica cosa, appunto, da come ho detto prima, da rimproverà è il discorso, appunto, del concludere, della conclusione. Perché ieri è stata la dimostrazione che sotto porta non sei abbastanza freddo, o perlomeno non sei abbastanza lucido per poter, appunto, essere una squadra. Per quanto riguarda la categoria, per essere una grande squadra, è una squadra che, anche se, ripeto, è sempre lungo il campionato, può lottare per andare in Serie A. Perché, dato che se non la butti dentro, non vinci, e né tantomeno magari un pareggio, se sei in svantaggio. E Livorno, ieri, secondo me, l'unica cosa l'ha mancata, perché per il resto ha fatto stare una buona partita, seppur non ottima. Però, boh, mettici la sfortuna, mettici la bravura della difesa di Novara, perlomeno della zona difensiva di Novara, che nonostante tutto ha avuto la sua parte e qui ce la fa gli complimenti. Mettici, boh, la poca bravura stessa di determinati giocatori nostri sotto porta. Però, d'altronde va buttata dentro la palla. E quando non ci riesci, i risultati sono questi, ovvero che se perdi addirittura non riesci a riagganciare. Che poi io, secondo me, io credo che il 75% della pericolosità sia stata parte di Livorno, perché Novara, se ci levi la quell'azione del gol, che fra l'altro l'ha fatto, secondo me, perché c'è stata quella disattenzione mezza papera di Pinzolli, e un altro tiro, meno male, stavolta sventato da Pinzolli, venisse rifatto, diciamo, dalla mezza papera, cioè Novara non ha fatto altro. Noi invece, ora, gli highlights io non l'ho visti, e non so nemmeno cosa faranno vedere. Però, bene o male, siamo stati, soprattutto nel secondo tempo, a cercare di riequilibrare la partita. Anche se un'altra cosa che non ho detto, e che voglio dire, è vero, ci provavi, però quello dio io. Allora, guardiamo, facciamo tra virgolette, un'analisi, no? Allora, il Novara sceva dal punto di vista difensivo, si sapeva difendere. Ok. Alcune, diciamo, di quelli che difendevano erano alti, quindi di testa, in teoria, sono in vantaggio. Tutte le volte Livorno provava a fare questi cross. Questi cross, addirittura, magari in occasione potevi benissimo tirare, magari la provi, piuttosto che metterla dentro, ma ha provato quasi sempre esclusivamente a fare questi benedetti cross. Io dico, ma se vedi che tante cross non funzionano, perché magari a volte non sa crossare, o bene o male se la prendono sempre loro, ma che cazzo crossi? Ma piuttosto inventati qualcos'altro. Il Livorno è stato quasi sempre a fa i cross. Ecco, quindi, oltre al punto di vista della conclusione, della concretizzazione sotto porta, c'è anche il discorso di furbizia, diciamo, chiamiamola tattica. Ecco, quindi forse questa è un'altra cosa che rimproverà, per il resto no. E quindi niente, diciamo che quello che ho detto, discorso di, tra virgolette, statistiche molto superficiali, ovvero di conclusioni, pericolosità, cross, cioè può essere benissimo il risultato della partita, perché posso fare come sempre il discorso fa primo e secondo tempo, ovvero raccontando le mandate il primo e il secondo tempo, però bene o male vi direi le stesse cose, ovvero il primo tempo al contrario del secondo, l'unica cosa che è cambiata è stato il fatto, appunto, del gol del Novara. Per il resto è stato bene o male una sorta di, il solo tempo è stato bene o male una sorta di replay del primo, tranne il gol del Novara. E quindi niente, mi spiace tanto che sia andata a finire così, perché c'era enormemente la possibilità, non di meno di pareggiare, ma addirittura andare a vincere, però così non è stato. Io ripeto, brava la difesa del Novara, però secondo me non è stato tanto, diciamo, il destino, il fato, la fortuna per le mie pari, che magari le porte, no, nelle valli dicono fa go, è una stregata, no? Perché meno male se non ci siamo messi anche del nostro. Nonostante, comunque, ripeto, io ho visto, almeno mi è sembrato di vedere la voglia, tra virgolette, Livorno di almeno riequilibrare la partita. E vedete, poveraccio, a volte tirava palo di via e di va,
Ok, però a volte, nonostante la fortuna non era assolutamente dalla nostra parte, bisognava comunque fregarla, nel senso, bisognava essere più pericolosi, bisognava avere più inventiva e magari evita di fare alcune cose, come secondo me sono stati grossi. Insomma, via, niente. È stato un po' superficiale questo commentino lì. Però c'è da di po', perché come ho già detto è stato un predominio, anche se alla fine non si è fatto nemmeno un gol nostro, forse addirittura perso. Però secondo me, da come l'ho vista io, il pallone del gioco per quasi tutta la partita, come ho detto, un buon 75% ce l'abbiamo avuto noi. Però niente, è andata bene a Novara, che fra l'altro, ripeto, in parte si era anche meritata la vittoria, perché chiaramente la gioca in trasferta e giocare contro una squadra che, anche se non è un periodo buono, però in casa, diciamo, può dar fastidio. Di solito ci esce bene, di solito è logico che ti bisogna solo difensiva. Sono stati bravi a sfruttare quella mezza papera, soprattutto di Pinzolio, e niente, quindi ce la fa da questo punto di vista i meriti a Novara. Però da un altro bisogna dire che ci hanno avuto anche culo, nonostante questo culo un po' ce lo siamo culo, vero? Poi la sfortuna nei nostri confronti ce la siamo un po' creata noi. Quindi niente, testa del conto. Diciamo che il titolo, come da titolo appunto, non ne vuole entra una. Ecco. E non è appunto, non è voluto entra una. E che niente, arriva alle conclusioni. E niente. Adesso va a giocare, se non sbaglio, a giocare a Latina. Sicuramente sarà un casino, se insieme a qualcosa. E niente, l'unica cosa, ecco, che me la stavo scordando, che voglio dire prima di lasciarvi, è il discorso del campionatore. Allora, io inizialmente non ero molto d'accordo alla scelta, perché comunque Panucci, seppur non è come Davide Nicola, che a me è rimasto, tra virgolette, nel cuore, ma non tanto perché ciò potenzierei, ma proprio mi garba la tipologia di allenatore, quello che se fa qualche cazzata di piglia per le orecchie, secondo me. Appunto, nonostante Panucci non era un tipo come lui, però almeno io, magari leggendo, sai, qualche articolo, seguendo un po' le news, rivedeva, a me è sembrato che comunque ci tenesse veramente alla squadra e magari a far bene. Quindi mi dispiace, perché comunque, poi fra l'altro, secondo me non è nemmeno stata tutta colpa sua. Mi dispiace perché comunque ha interrotto, magari no, si è iniziata che non sai cosa poteva succedere in futuro, perché comunque di se vi pare, però bene o male, non tutte le partite, però bene o male, la situazione è stata anche sfortuna per essere creata. Vedi la partita ormai purtroppo decisiva per lui contro il Bari, che secondo me comunque, anche se Livorno non meritava di vincerla, però era il risultato più giusto, che era pareggio. Quindi diciamo, cioè, non ha giocato male da di notte, devo esonerà contro il Bari, che sta l'ultima, no? L'ultima goccia che ha fatto da Boccarvato. Quindi diciamo che un po' mi è dispiaciuto, col PPR non ce n'ha, secondo me. E quindi appunto, come ho detto prima, inizialmente ero un po' in disaccordo. Vedendo invece poi la partita di ieri, non dico che ora ho visto Mutti, questo è come se fosse uno a casa, vabbè. Non c'è la grandissima storia, però è nominato. Appunto, questo Mutti non mi piace, eh. Però, cioè, diciamo che dopo le scelte che ha fatto ieri, un po' di fiducia gliela do, mettiamolo così, perché comunque era fatto, se è la migliore o quasi migliore formazione possibile, calcolando i giocatori che c'hai, e niente. Quindi diciamo che se continua così, cioè se continua, anche se si è perso, secondo me, boh, diciamo, sono meno, tra virgolette, arrabbiato con Spinelli per la scelta fatta. Poi bisogna vedere, perché alla fine, come dico io, se l'allenatore ha le sue, ha la sua importanza, ma alla fine ci vanno in campo, quelle mani in campo sui giocatori. Vabbè, via, questo era proprio un finale brutto, prima di lasciarvi, e niente, vi lascio, ci vediamo alla prossima, e niente, sto zitto. Ciao a tutti.